Passi in avanti per la realizzazione del reparto di radioterapia all'ospedale San Paolo. A darne la notizia è la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Emanuela Mari, che spiega che questa mattina in consiglio regionale, rispondendo a una interrogazione della consigliera Bonafoni, è stato fatto il punto sul reparto di radioterapia all'ospedale San Paolo, un'opera che i cittadini aspettano da anni e che porrà fine al fenomeno del pendolarismo dei malati oncologici costretti a percorrere chilometri per sottoporsi alle terapie necessarie. Una battaglia che porto avanti da anni, afferma Mari, e che era l'oggetto anche della prima mozione presentata da me in Consiglio Comunale di Civitavecchia il 9 luglio 2019, oltre che un impegno preso con i cittadini nella campagna elettorale delle regionali 2023. La Giunta Rocca, con la delibera numero 378 del 17 luglio 2023, ha istituito la realizzazione del servizio di radioterapia per l'ospedale San Paolo per un importo di 8.393.856,77 euro attraverso l'uso dell'articolo 20 della legge 6788. L'articolo 20 però vincola l'iter al rispetto di procedure complesse, tra cui l'accordo di programma con il Ministero della Salute e tempi di attuazione piuttosto lunghi. Proprio per sveltire al massimo l'istituzione del servizio, è stato quindi inserito il finanziamento interamente nella legge 232 del 2016, ridistribuendo i 179 milioni inizialmente previsti per l'ospedale di Rieti, ora incluso nella nuova programmazione regionale, su vari interventi, compreso il servizio di radioterapia presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Questa procedura, conclude Mari, è molto più veloce. Lo scorso 16 febbraio, su mia sollecitazione, abbiamo già trasmesso al Ministero la proposta di rimodulazione delle risorse per arrivare alla firma della nuova convenzione prima dell'estate. Il giorno dopo la firma, l'ASL Roma 4 potrà indire la gara che auspichiamo possa concludersi entro 18-24 mesi.